Manovra nel caos, il maxi emendamento che contiene le modifiche frutto dell'intesa con la Commissione europea arriverà in aula al Senato solo questo pomeriggio e se il governo confermerà l'intenzione di mettere la fiducia si andrà al voto in serata. Opposizioni sul piede di guerra, non è mai successa una cosa del genere. Siamo alla fase finale in zona Cesarini. La trattativa con l'Unione Europea è stata più lunga del previsto. Ha provato a difendersi il Premier Conte. Sulle misure resta però ancora il nodo delle coperture. Previsti ulteriori tagli al reddito di cittadinanza e quota 100. Dalle 6 di questa mattina gli Stati Uniti sono di nuovo in shutdown, ovvero con il blocco parziale delle attività federali per mancanza di fondi. È la terza volta che succede quest'anno. Non si è trovata un'intesa sul bilancio del governo. Il nodo riguarda i 5 miliardi di dollari reclamati da Trump per la costruzione del muro al confine con il Messico. Scatta oggi un trittico che porterà la Serie A per 3 volte in campo da qui al 29 di dicembre, ma se il calendario è inusuale per il nostro calcio, invariato resta il copione con la Juventus davanti a tutti. I bianconeri ospitano questa sera la Roma, il Napoli insegue con 8 punti di distacco e affronta nel pomeriggio la SPAL, sfida esterna per l'Inter con il Chievo. È 7:30 del mattino, buongiorno, benvenuti al telegiornale. Allora, tutti al lavoro, sembra di capire, durante queste feste, non solo i calciatori impegnati nel campionato, ma anche senatori e poi deputati, perché il tempo a disposizione ormai è davvero pochissimo, solo 2 ore per leggere quelle che sono le circa 290 pagine appunto del maxiemendamento e poi poterle votare. Immaginate voi con quale accuratezza questo lavoro verrà fatto al Senato, dopodiché tutto il pacchetto deve nuovamente passare alla Camera che aveva votato sì la fiducia ma al buio e che adesso dovrà rifare il lavoro, tutto questo entro il prossimo 31 di dicembre. Ancora un rinvio, ancora una giornata di caos al Senato dove l'arrivo del maxiemendamento alla manovra economica atteso per il pomeriggio di ieri è slittato a oggi alle 14 come riforma lo stesso Premier al termine del Consiglio dei Ministri, problemi di vaglio della ragioneria dello Stato. In Senato le opposizioni sono sul piede di guerra. Dal 10 dicembre l'aula di Palazzo Madama infatti aspetta la vera manovra economica, quella corretta alla luce delle richieste della Commissione europea che aveva bocciato la prima versione che, se i saldi non fossero cambiati, aveva già annunciato la procedura di infrazione per debito eccessivo. Ma poi si è passato dal 2,4 al 2,04% del rapporto deficit-PIL con una ristrutturazione della manovra ed è questa che i senatori aspettano di conoscere per poterla esaminare e poi votare. Ma non c'è più tempo a e c'è chi calcola che per la prima volta il Senato avrà circa solo 2 ore di tempo per poter discutere dell'intera manovra economica. Attacca anche l'ex Premier Monti. È una manovra dettata da Bruxelles, mai vista una cosa simile. Da Forza Italia interviene il capogruppo Bernini che dice «Siamo alla caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. Da 20 giorni il governo sta sfregiando gli elettori, incapace di presentare in Parlamento il maxiemendamento». Durissimo anche il Dem Marcucci, che attacca così. Non abbiamo ancora il testo che cambierà completamente la manovra. Il Parlamento non ha avuto modo di vedere la manovra. Siamo contro la Costituzione. Dalla maggioranza, invitata anche dal Presidente del Senato Casellati al rispetto delle procedure, la difesa è altrettanto energica. Chiediamo scusa, dice il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, ma è la prima volta negli ultimi anni che la manovra la scrive il governo. Ci vuole quindi più tempo rispetto alla copia e incolla del fax di Bruxelles a cui ci eravamo abituati. E il suo collega dei 5 Stelle, Patuanelli, ricorda che anche in anni passati la manovra arrivò in aula senza un voto in commissione e a chi evoca la disfatta di Caporetto risponde «Siamo riusciti a tenere insieme le esigenze di bilancio e quelle dei cittadini, è una grande vittoria politica di questa maggioranza». In realtà c'è chi sostiene che sia tutto frutto ancora di forti tensioni fra Movimento 5 Stelle e Lega, questa è la difficoltà appunto nel far quadrare la legge di bilancio, oltre che della mancanza ancora di coperture sufficienti a garantire il varo del maxi emendamento. Ha preso posizione anche l'ex presidente Napolitano a proposito di senatori a vita, nel servizio si citava Monti, e anche lui si è detto molto timoroso per la tenuta
rotta del sistema, della democrazia. Questa è la situazione. Intanto però continuano a filtrare, diciamo così, indiscrezioni su quello che dovrebbe essere il contenuto per l'appunto di questo maxi emendamento e ci sono alcune novità interessanti. Tagli al reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. Militari dell'esercito in strada a Roma per contribuire alla riparazione delle buche. 15 anni di proroga delle concessioni balneari. Stralcio delle cartelle esattoriali 2000-2017 per chi è in gravi difficoltà economiche. Sgravio dei contributi INAIL a carico delle imprese. Sono solo alcune delle misure introdotte nella legge di stabilità 2019 col maxi emendamento del governo atteso oggi in Senato. Difeso a spada tratta dai 5 Stelle, il fondo per il reddito di cittadinanza sarà ridotto di 1.900.000.000 nel 2019, di 945.000.000 nel 2020 e di 683 nel 2021. Spesa complessiva 6 miliardi, di cui 1 per il potenziamento dei centri per l'impiego. Sforbiciata da 2.700.000.000 anche alla misura totem della Lega. Quota 100 scende a 4 miliardi. La dote salirà di 1.300.000.000 nel 2020 e di 1.700.000.000 nel 2021. Dichiarata inammissibile dalla Commissione Bilancio del Senato, la norma che mette in campo l'esercito per l'emergenza buche a Roma rientra nel maxi, nella versione riformulata. Dote finanziaria 75.000.000 nei prossimi 3 anni. Chi è in grave difficoltà economica potrà pagare dal 16 al 35% dei debiti fiscali in base al proprio ISEE. È previsto uno sgravio sui contributi INAIL a carico delle imprese per complessivi 410.000.000 nel 2019, 525 nel 2020 e 600 nel 2021. Chi, tra i pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni, sceglie di trasferirsi nei comuni del sud Italia con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, verserà una flat tax del 7% per 5 periodi di imposta. È confermata l'abrogazione delle agevolazioni IRES per gli enti non commerciali. La misura penalizza anche le associazioni no profit e per questo è criticata dalla CEI. Sale all'1,40% l'aumento dei premi sulle macchinette da gioco. Salta infine la norma sull'inserimento della tariffa sui rifiuti in bolletta elettrica. Oh, però c'è qualcun altro che nel frattempo non è riuscito ad approvare il proprio bilancio, il sistema è leggermente diverso, però insomma stiamo parlando degli Stati Uniti di Donald Trump che dalle 6 di questa mattina, ora italiana, sono appunto, hanno dovuto dare lo showdown, come si dice in gergo, perché? Perché Trump vuole 5 miliardi per costruire il muro con il Messico, ma non ci sono. We're going to have a shutdown. Avremo uno shutdown, non c'è nulla che possiamo fare, ma speriamo che non duri a lungo. Il presidente Donald Trump annuncia in un video pubblicato su Twitter il blocco parziale delle attività federali per mancanza di fondi ed è la terza volta che succede quest'anno. Nessuna intesa dunque finora al Congresso americano per fare passare la legge di bilancio che doveva essere approvata dal Senato entro la mezzanotte di venerdì a Washington, le 6 di questa mattina in Italia. Il nodo è sui 5 miliardi di dollari per finanziare la costruzione nel muro anti-immigrati al confine con il Messico, chiesti fortemente da Trump e osteggiati dai democratici. E così chiudono un quarto delle agenzie federali, comprese quelle che gestiscono la sicurezza interna, le forze dell'ordine, la raccolta delle tasse, i trasporti e i parchi nazionali. Più di 800.000 lavoratori dovranno così scegliere se restare a casa o lavorare senza essere pagati. Continueranno a funzionare regolarmente gli altri dipartimenti, come il Pentagono, perché il loro bilancio è stato già approvato spacchettato. Il provvedimento. I lavori alla Camera riprenderanno alle 12, le 18, ora italiana. Il presidente americano rimane dunque alla Casa Bianca per le vacanze di Natale, cancellato il mio viaggio sull'Air Force One per la Florida in attesa di vedere se i democratici ci aiuteranno a proteggere la frontiera meridionale d'America, scrive Trump. Si è chiuso invece, non senza effetti a livello internazionale, il capitolo sul ritiro totale del contingente americano in Siria, a cui Trump aggiunge il dimezzamento dei 14.000 soldati dislocati in Afghanistan. Decisioni prese a quanto pare senza consultarsi con alcun alleato e in evidenza disaccordo con il capo del Pentagono, Jim Mattis, che si è dimesso. Sono state arrestate 2 persone per la vicenda dei droni che l'altro giorno hanno sorvolato e bloccato di fatto l'aeroporto di Gatwick in Gran Bretagna, che fra l'altro è il secondo per grandezza e traffico nell'area londinese. Lo ha reso noto la polizia, anche se non ha detto nulla sulla loro identità. Quello che si sa appunto è che il risultato è stato che sono stati sospesi i voli, ci sono stati ritardi e dirottamenti che hanno
hanno creato rischi notevoli per la sicurezza di oltre 100.000 passeggeri che fra l'altro sono appunto rimasti a terra. Sembra che, ma questo davvero non è confermato, le due persone arrestate siano due ambientalisti. E invece noi adesso ci trasferiamo in Spagna, fra Barcellona e Madrid, dove sapete si celebra di fatto un anniversario, ma non è affatto una celebrazione tranquilla, quella di quando tutto iniziò nella lotta per l'indipendenza. Alla fine il Consiglio dei Ministri fuori casa di ieri, convocato dal Premier spagnolo Sanchez a Barcellona, si è tenuto regolarmente nonostante tutti i tentativi di bloccarlo. È stato però anche la dimostrazione chiara di come la questione catalana sia tutt'altro che risolta e di come, per risolverla, bisognerà percorrere ancora un lungo tratto di accidentata strada. Il popolo indipendentista, infatti quello che fa capo al CDR, Comitato di Difesa della Repubblica, ieri è sceso nuovamente in piazza, considerando come un'autentica provocazione quella riunione di governo prevista esattamente nel giorno del primo anniversario delle elezioni regionali tenutesi in seguito all'attivazione dell'articolo 155 della Costituzione, con conseguente parziale perdita dell'autonomia della Catalogna. Per giorni sulle piattaforme social si sono susseguiti appelli a scendere in piazza, a dare battaglia, a raggiungere il Parlamento per bloccare tutto contro le forze di occupazione. Alla fine i migliaia di Mossos de Squadra schierati per le strade sono riusciti ad arginare la protesta, presto trasformatasi in guerriglia, con un bilancio finale di 13 arresti e 20 agenti feriti. Poi, alle 18, 20 organizzazioni separatiste, al grido di facciamo cadere il regime, si sono date appuntamento al centro della città per chiedere la libertà per i politici catalani ancora in carcere. Tutti eventi, questi, che fanno ben capire quanto sia irta di difficoltà la via del confronto che stanno provando a imboccare il Premier Sanchez e il Presidente della Generalitat Catalana, Quim Torra, che nella notte tra giovedì e venerdì si sono incontrati decidendo di stabilire un canale di dialogo continuo ed efficace per arrivare ad una soluzione pacifica e politica della crisi. Torniamo di nuovo in Gran Bretagna per darvi la notizia che le forze speciali britanniche sono riuscite a neutralizzare i quattro uomini, quattro migranti, che erano saliti clandestinamente a bordo di una nave container della Grimaldi Line che era partita da Lagos in Nigeria il 10 dicembre scorso e che era arrivata alla foce, all'estuario del Tamigi. Quattro uomini armati di spranghe chiedevano di sbarcare in Inghilterra e a bordo c'era l'equipaggio, 27 persone, nessuno nel blitz condotto dalle forze speciali è rimasto ferito. I quattro uomini sono stati però arrestati in base all'Immigration Act. E adesso invece di nuovo in Italia per parlare di quella che è il percorso dell'autonomia regionale fortemente voluto dalla Lega, che ne ha presentato, diciamo così, i risultati in una conferenza stampa. In realtà il provvedimento che doveva partire da gennaio slitta di altri due mesi e soprattutto ci sono voci molto critiche da parte delle opposizioni che temono, diciamo così, che vada in crisi l'unità nazionale, ma dicevamo il governo invece tira dritto. Nel giorno della paralisi sulla manovra, Salvini calca un altro palcoscenico e spinge l'acceleratore sull'autonomia delle regioni del nord. Approda a Palazzo Chigi il dossier partito nel 2017 con i referendum per l'autonomia in Lombardia e Veneto, guidati dalla Lega, a cui si è accodata l'Emilia guida PD. Un passaggio di un iter lungo e complesso, ma serve a Salvini per offrire un obolo agli elettori del nord perplessi dalla manovra. Uno sprint che non entusiasma gli alleati. Ma di cosa si parla? Di fatto le regioni chiedono allo Stato più poteri e più soldi. Veneto, Lombardia ed Emilia, per mandare avanti scuola, sanità e altri pubblici servizi, tratterranno una parte delle tasse che versano i loro cittadini, come permette la Costituzione all'articolo 116. Un possibile danno per i trasferimenti perequativi con cui lo Stato finanzia i territori più poveri, spesso al sud, bacino elettorale del movimento. Ma il tema è presente nel contratto di governo ed è difficilmente aggirabile, visto l'accanimento leghista sull'argomento. Il Premier Conte assicura: io sono un garante della
coesione nazionale, occorrerà valutare gli impatti tecnici. Faremo in modo che non ci sia un arricchimento delle regioni del nord e un impoverimento del sud. Del resto il dossier, prima di tradursi in legge, deve superare un lungo iter, per prima cosa passare al vaglio dei ministeri che dovrebbero cedere prerogative finora condivise. E se quelli leghisti hanno già dato disco verde, quelli a guida grillina chiedono di capire meglio. Poi il Premier deve firmare un'intesa con le regioni da tradurre in legge e votare in Parlamento con maggioranza assoluta. I 5 Stelle, insomma, sembrano voler prendere tempo verso quella che è già stata battezzata come la secessione dei ricchi, al punto che il ministro per le autonomie, la leghista Stefani, prova ad allargare le maglie. Anche al sud potrebbe convenire, spiega, con Salvini che tira in ballo la Puglia di Emiliano. E invece ai primi di gennaio dovrebbe partire l'abbattimento delle case della zona rossa di Genova, legate appunto al crollo del ponte Morandi, sempre che tutto vada come deve andare. Non ero a conoscenza della relazione sul ponte Morandi. Così l'ex ministro dei trasporti Graziano Del Rio, sentito dai magistrati come persona informata sui fatti nell'inchiesta della Procura di Genova. In un'ora e mezza di colloquio col PM, Del Rio ha spiegato che progetti come quello del retrofitting del viadotto sul Polcevera, contenuto nella relazione del febbraio 2018 che aveva ricevuto il via libera dal Comitato Tecnico del MIT, restano materia della direzione di vigilanza e che quindi non aveva alcun chiarimento da fornire. Diverse precisazioni sul nuovo progetto del ponte sono arrivate da Renzo Piano, che ieri ha illustrato al sindaco commissario Bucci e ai suoi tecnici la sua nuova idea di ponte. Piano ha detto di essere già al lavoro con gli ingegneri della cordata per la ricostruzione, la Salini Impreglio, Fincantieri e Italfer, e nel pomeriggio di ieri è stato accompagnato nel cantiere situato sotto al ponte per alcune valutazioni. Da Bucci intanto è partita la richiesta formale ad Autostrade per l'Italia, che dovrà versare 400 milioni di euro più IVA. Serviranno per il nuovo viadotto, l'abbattimento delle case nella zona rossa, operazione che partirà a inizio gennaio, e per le imprese in crisi. Ci sono anche le nuove case da fornire agli sfollati, che hanno da poco concluso le cessioni delle loro abitazioni alla struttura commissariale che le abbatterà e che dovranno aspettare un paio di mesi per avere i soldi per quelle nuove. Confidiamo nelle promesse che ci hanno fatto, ha fatto sapere il loro portavoce Franco Ravera. È il momento di parlare di sport, ovvero di calcio, di campionato e dei tanti impegni delle prossime settimane. Vivere con la condanna di restare nell'ombra e di chi esercita il potere, ma anche con la soddisfazione di essere gli unici a resistere. È la condizione mentale del Napoli, che ogni settimana vede lo stesso film. Non poter sbagliare con le piccole, stavolta la SPAL, e sperare in qualche sorpresa che rompa la monotonia juventina. La saggezza di Ancelotti è la bussola che orienta il percorso del Napoli, pronto a cambiare qualche pedina in prospettiva del trittico che porta alla fine del girone d'andata. Bloccato la schiena Allan, dovrebbero essere risparmiati Koulibaly e Insigne, in pericolo per la diffida, una cautela in vista della sfida all'Inter a Santo Stefano. I gemelli Mertens e Insigne non segnano da 5 gare consecutive, in orbita invece Milik, l'uomo con la migliore media gol minuti di tutta la Serie A. Ad aprire il sabato prenatalizio è il match della Lazio, che dall'inizio di novembre non sa più vincere. Simone Inzaghi spera di ricevere dai suoi un bel regalo per le 100 panchine biancocelesti e soprattutto per non perdere il treno Champions. Intanto lui decide di cambiare assetto promuovendo la difesa a 4, mentre ad innescare Immobile ci saranno Correa e Luis Alberto. È tutt'altro che frenetico il ritmo del Milan, che tra mille difficoltà sta resistendo al quarto posto, l'obiettivo che la società ha dichiarato necessario. Un messaggio diretto a Gattuso, che vede sparire i centrocampisti. Infortunato anche Bertolacci, spettatore nel gruppo Montolivo, contro la Fiorentina la mediana è composta da Calabria, José Mauri e Çalhanoğlu. Dopo le tante idee di mercato su Higuain, compresa quella del Chelsea, si attendono i gol spariti del Pipita. Può essere una trappola per l'Inter la trasferta di Verona, dove c'è un Chievo che, a dispetto dell'ultimo posto, ha ritrovato con Di Carlo le modalità giuste per lottare. Spalletti ritrova Nainggolan, spera sia la volta buona dopo i troppi infortuni e potrebbe anche schierarlo titolare. In principio fu Turone. Il suo gol annullato diede il via a una rivalità che il tottismo ha consacrato anche dal punto di vista iconico e spesso a prescindere dalla corsa al titolo. E anche per questo è davvero difficile trovare uno Juventus-Roma depotenziato così come stasera. Nel dicembre 2017 la distanza tra le due squadre era di 2 punti. 364 giorni dopo i punti di distacco sono diventati 22 e i bianconeri, con una vittoria che tra l'altro garantirebbe loro il titolo di campioni d'inverno con 2 giornate di anticipo, doppierebbero i giallorossi in classifica già alla 17esima di campionato.
E così Allegri bandisce qualsiasi idea di turnover, almeno per la prima partita del trittico natalizio. Non sarà questo il match in cui Ronaldo riposerà e il massimo delle rotazioni sarà in difesa, Benatia al posto di Bonucci. Quella difesa che è il vero cardine della corsa record della Juventus ancora imbattuta, soli 8 gol subiti e rete inviolata da 450 minuti in campionato. Difesa che invece è il vero tallone d'Achille della Roma di quest'anno. La scorsa stagione i giallorossi chiusero la Serie A con 28 gol subiti, quest'anno sono già a 22, a testimonianza dei troppi errori di una squadra al di sotto delle aspettative. Di Francesco può invocare molte attenuanti, a partire dal grave infortunio di De Rossi, sempre indisponibile, ma per allontanare le ombre che si allungano sul suo futuro, stasera dovrà ancora puntare sulla linea verde Zaniolo e Kluivert, sperando magari in un aiuto di peso e di esperienza da parte del convalescente Dzeko, per cercare una vittoria che manca allo stadium da quasi 9 anni. Allora, al volo, perché sono le 7.49, quindi Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo. Questa mattina a condurre Omnibus ci sarà Edgardo Gulotta, quindi vi lascio in ottime mani. Noi ci vediamo lunedì, domani mattina invece ritorna lui alla conduzione e comunque vi auguro una buona giornata.